Giornata da incorniciare per il Pineto che si esalta e davanti al pubblico di casa batte 5-0 un malcapitato Vasto Girardi e riscatta la sconfitta di Fiuggi. La formazione abruzzese gioca una delle sue migliori partite, una gara senza storia, con parziale di 3-0 già a fine primo tempo grazie alla tripletta di un ritrovato Minnozzi e che gli adriatici in superiorità numerica legittimano nella ripresa. La formazione di casa indirizza la partita fin dalle prime battute, sbloccando il risultato già al sesto. Barlafante dalla destra vede Pezzotti sul palo lontano e lo serve. Di Stasio si oppone, ma l'estremo molisano nulla può sul secondo tentativo, quello vincente di Matteo Minnozzi, che vale l'1-0. Dopo il gol subito, i molisani tentano di uscire fuori dalla propria metà campo. Al 13° angolo di Alagia, la girata di Acunzo però è preda di Mercorelli. Quello dei molisani è solo un break, sono gli adriatici a tenere in mano il pallino del gioco e a sfiorare anche il raddoppio. Non si chiude il triangolo tra Barlafante e Della Quercia per l'opposizione fallosa di Secondo, che viene ammonito, un'ammonizione che poi si rivelerà decisiva. Calcio di punizione di Pezzotti in area, la spizza di testa di Della Quercia lambisce il palo. È il preludio al raddoppio che arriva puntuale al minuto 33. Intelligenza tattica di Mininkleri, che anziché calciare a rete serve Pezzotti. Il diagonale di prima intenzione e il tapin vincente di Minnozzi, che mette a segno la personale doppietta. E un assolo bianca-azzurro al 36° Pineto vicino al Tris. Cardella per poco non sorprende Di Stasio, impreciso nell'uscita, e Ruggeri salva sulla linea. Il Vasto Girardi, tramortito dalla maggiore intraprendenza dei locali, accenna la reazione al 43°, guida dalla bandierina e imbecca Stranieri, ma il colpo di testa termina largo. In chiusura di frazione piove sul bagnato per i molisani. Al 45° Secondo, già ammonito, perde la marcatura su Della Quercia e lo trattiene, rimediando di nuovo il giallo e la conseguente espulsione. E le emozioni di un primo tempo roboante non sono ancora finite, perché c'è spazio anche per la terza rete biancazzurra. Dopo un minuto Minnozzi raccoglie da Domizzi e di prima intenzione supera per la terza volta Di Stasio, meritandosi la palma di Man of the Match, firmando la personale tripletta e scrollandosi definitivamente di dosso gli acciacchi d'inizio stagione. Nonostante il largo vantaggio, nella ripresa il Pineto non si accontenta e dopo appena 3 minuti cala il poker con Cardella, che raccoglie il filtrante e piazza il piattone in fondo al sacco, mettendo di fatto la partita in ghiaccio. Il Vasto Girardi in inferiorità numerica prova a farsi vedere in avanti con Guida, che al 7° impegna Mercorelli, bravo a chiudere sul primo palo e dire no alle flebili speranze molisane di riaprire la contesa. Ma è troppo poco e nel finale il Pineto gioca sul velluto. Alla mezz'ora, azione personale del neoentrato Picciollo, che si accentra e va alla conclusione dalla distanza, che sorvola di poco il 7, e al 37° la ciliegina sulla torta di una giornata praticamente perfetta, lampo di Barlafante dalla distanza col sinistro che toglie le ragnatele dall'incrocio, fa manita e strappa applausi con un eurogol da vedere e rivedere. Al triplice fischio esulta il Mariani Pavone, che festeggia la domenica perfetta. Un Pineto più consapevole delle proprie potenzialità ritrova il secondo posto e tallona la coppia laziale in vetta alla classifica. Partita da dimenticare, o se vogliamo da tenere bene a mente, per i molisani, che dopo 2 vittorie consecutive in campionato subiscono una sconfitta pesantissima che deve far riflettere. Abbiamo capito che a Fiuggi la sconfitta è venuta perché è mancata tanta cattiveria da sottoporta. Oggi siamo stati molto bravi a sfruttare le occasioni che sono capitate. Normale che il risultato può nascondere il vero valore del Vasto Girardi. Avevo, tra virgolette, era una partita molto insidiosa. Il Vasto Girardi è una squadra che è molto organizzata, sa giocare a calcio. Noi siamo stati bravi a mettere in difficoltà, però fino al 3-0 anche loro ci hanno messo in difficoltà perché hanno dei giocatori di qualità. Con Nereto i primi 10 minuti, un quarto d'ora, stavamo 2-0. Oggi forse siamo stati bravi, a differenza delle altre volte, a chiuderla la partita. A chiuderla, a portarla subito sul 3-0 invece delle altre volte. Abbiamo visto una squadra che aveva ancora fame anche dopo il 3-0. Sì, aveva voglia. No, vabbè, aveva voglia, si vedeva che era una squadra che si stava divertendo, stava giocando bene.
a differenza, come ho detto prima, a differenza delle altre gare, oggi siamo stati bravi a chiudere la partita, a fare subito il 3-0. Poi è normale, è entrata gente fresca che ultimamente ha giocato poco, si voleva mettere in mostra, ha fatto benissimo. Però ripeto, il risultato può nascondere il vero valore del Basso Girardi. Il Basso Girardi veniva da due ottime vittorie, con la San Mettese e col Tolentino. Io oggi per me era una partita molto insidiosa, sono stati bravi i ragazzi a approcciarla nel modo giusto e il risultato penso sia giusto. Sono contento doppiamente, oltre alla vittoria per Matteo Minnozzi, che avete visto anche voi, con tre gol bellissimi, stupendi, sempre presenti in area al momento opportuno, e questo dà modo a Matteo di riprendersi e ritornare ad essere quel giocatore importante per noi e per la categoria. È un gran bell'organico, anche Picciolla quando è entrato ha dimostrato di essere un elemento di valore, è coperto in tutti i ruoli, anche con doppi giocatori, questo a noi fa molto molto piacere, e la continuità di anni che ci stiamo dando da fare per far sì che Pineto sia una gran bella squadra, stiamo continuando su questa strada. Dove si possa arrivare questo non lo sappiamo, certo è che lotteremo per le prime posizioni. Sì, beh, è difficile commentare un risultato del genere, però ne prendiamo atto, sicuramente abbiamo commesso degli errori e sicuramente il mister e il suo staff in settimana lavoreranno proprio per correggere questi errori che sono stati commessi oggi. Ripartiamo da questo, io dico sempre insomma che le sconfitte devono servire a imparare, quindi ripartiamo da questa sconfitta cercando di fare tesoro, come dicevo, di questo risultato e di andare avanti, di ripartire proprio da questo risultato, insomma.